Salve a tutti, in questo video continuo a rispondere alle domande che mi sono arrivate nelle ultime settimane. Allora, la domanda essenzialmente, la prima domanda è relativamente alla la parte burocratica relativa ai BES, ossia i bisogni educativi speciali. Allora, quali sono, da che cosa è regolamentata cioè gli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali? Allora, la circolare, allora, prima c'è stata una direttiva ministeriale, allora scrivo qui BES. E parlo della direttiva ministeriale che immagino conosciate tutti del 27 dicembre del 2012, che essenzialmente era relativa agli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Diciamo che la direttiva ministeriale era questa. Attenzione che poi si è susseguita, e questa magari la conoscono meno persone, la circolare ministeriale numero 8 del 6 marzo del 2013. Protocollo, vabbè, numero 561, questo è meno importante. Quindi essenzialmente è importante che diciamo che cosa viene aggiunto o esteso diciamo relativamente alle azioni a livello della singola istituzione scolastica si è deciso che, quindi fermo restando quanto era stato previsto dall'articolo 15,2 della legge 104 del 92, questa ricordatela. La legge 104 del 92, questa è famosissima. I compiti del gruppo di lavoro e di studio di istituto, quindi il GLHI, vengono estesi alle problematiche relative a tutte BES. Quindi questi gruppi di lavoro devono intervenire, intervengono anche sulle problematiche relative a tutti gli studenti che hanno bisogni educativi speciali. Questo gruppo di lavoro comincia ad assumere la denominazione di GLI, ossia gruppo di lavoro per l'inclusione. Questo potrebbe essere pure una domandina del test della preselettiva, che cos'è il GLI? Gruppo di lavoro per l'inclusione. Adesso io lo so che voi avete poco tempo e non potete andare a leggere tutte le leggi, i decreti ministeriali o le circolari ministeriali, però siccome essenzialmente i test vengono prodotti dal MIUR, ovviamente ci sono delle parti di queste circolari ministeriali, in particolare di questa che vi sto leggendo io del 6 marzo del 2013, che sono in grassetto. Essenzialmente vengono evidenziate
parti più importanti. Questa circolare è di circa 7-8 pagine, non è enorme, però ovviamente anche qui io vi consiglio di andare a individuare le caratteristiche più importanti della circolare. È importante anche, cioè, che cosa si aggiunge essenzialmente. L'elaborazione di una proposta del piano annuale per l'inclusività, quindi il piano annuale per l'inclusività che deve essere riferito a tutti gli alunni BES. Da redigere, questo può essere sempre una domanda del test per la preselettiva, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A me forse questa domanda mi è pure capitata quando entro la fine dell'anno scolastico, entro il mese di giugno, entro la fine di giugno. Questa domanda mi è capitata, potrebbe ricapitare. Che altro dire? Probabilmente in questa circolare ministeriale ne hanno dato importanza anche degli aggiornamenti relativi al POF. E in particolare vengono richieste che cosa? Un concreto impegno programmatico per l'inclusione, impegno per l'inclusione, ecco perché poi trovate nei vari libri tante volte questa frase. Cioè, essenzialmente spesso si parla che la scuola è diventata la scuola dell'inclusione, che deve essere basato su un'attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su, è importante, obiettivi rivolti al miglioramento, obiettivi di miglioramento. Il POF, vabbè, piano dell'offerta formativa. Ricordatevi, il PTOF deve essere ridotto, in realtà ogni 3 anni esso deve essere redatto e quindi diciamo sarebbe più corretto di parlare di PTOF, però nella circolare ministeriale parlano di POF, quindi siccome nelle domande e nelle risposte soprattutto bisogna stare attenti, io faccio riferimento proprio alla circolare ministeriale. Quindi obiettivi di miglioramento che devono essere perseguiti attraverso la trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curriculare, dove trovano rilievo la gestione della classe, organizzazione, tempi e metodi. Aggiungiamoci spazi scolastici, relazione, tra docenti, studenti e famiglie. Questa è la prima osservazione. La seconda è relativa ai criteri e alle procedure
dell'utilizzo funzionale delle risorse professionali. Quindi utilizzo funzionale risorse professionali. E che cosa dice in merito a questo? Che tali risorse devono essere, nell'utilizzo di tali risorse deve essere privilegiato il rispetto di una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici e una logica qualitativa sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola. Quindi, questo utilizzo relativamente all'aspetto quantitativo, aspetto qualitativo, condivisione tra insegnanti, quindi scuola, famiglie e servizi socio-sanitari. Nei precedenti video vi parlavo anche e ho posto l'accento sulla diversità tra il potenziamento e percorsi di recupero, percorsi di, cioè, mi sono focalizzato insomma sulla questione dei servizi sociosanitari perché spesso gli studenti H, ma anche gli studenti BES che hanno insegnanti di sostegno spesso hanno anche dei servizi sociosanitari e in linea di massima le due figure non dovrebbero mai sovrapporsi. In ultimo, non meno importante, vi è l'esortazione all'impegno di partecipare alle azioni di formazione e prevenzione concordate a livello territoriale. Quindi, chiamiamo così, azioni di formazione e prevenzione. Inoltre, questa circolare pone l'accento, ve lo metto in rosso, sulla rilevanza, il monitoraggio e la valutazione, quindi anche l'autovalutazione del grado di inclusività della scuola. E in particolare si parla delle finalità volte ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Poi invitano a focalizzare le azioni. Queste azioni, insomma, di rilevanza, monitoraggio e autovalutazione, cioè dicono essenzialmente tali azioni devono essere desunte da indicatori realistici sui quali poi fondare i piani di miglioramento organizzativo e culturale. Quindi essenzialmente da dove si parte, dove si arriva, ci devono essere essenzialmente degli indicatori concreti. Poi viene data voce all'azione a livello territoriale, quindi azione a livello del territorio, territoriale. Così faccio prima,
in cui vi è una direttiva che affida un ruolo fondamentale ai CTS, che sono i centri territoriali di supporto, che si devono interfacciare fra l'amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse, nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. In particolare sui CTI, quindi centri preparla quindi dei centri territoriali dell'inclusione. Centri territoriali inclusione devono essere individuati a livello di rete territoriale e devono collegarsi e assorbire i presenti centri territoriali per l'integrazione scolastica. Questo è importantissimo, eh? Inoltre, viene fatto un cenno ai centri di documentazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i CTH, ai centri territoriali di risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i CTRH, essenzialmente perché sostengono che risulta strategico anche per creare i presupposti per l'attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo del 9/2 del 2012 numero 5, che poi è stato modificato dalla legge 4 del 4 aprile del 2012 numero 35. E io penso che ho affrontato a livello abbastanza approfondito la risposta a quello che mi era stato chiesto relativamente BES. Mi sono focalizzato su qualcosa che potesse essere di diverso, perché relativamente alla legge del 2012 penso, spero che abbiate sentito tanto, però spesso si tende, anche i testi tendono a sottovalutare la circolare ministeriale del 2013, che rivede alcune cosette. Bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video possa esservi di aiuto. Mi sono reso conto, insomma, che alcuni video vi interessano veramente tanto, altri video un po' magari più specifici hanno meno fortuna. Ma a me quello che mi interessa è di creare del materiale che possa essere utile veramente a tutti. Poi certamente è ovvio che se un materiale è utile a meno persone, a me da una parte mi dispiace, però dall'altra parte capisco che ci sono degli argomenti più specifici per alcune classi di concorso, per alcune tipologie di concorso. Ricordiamoci che ci sono diversi concorsi straordinari, diversi concorsi ordinari, perché anche i concorsi ordinari per CDC sono diversi per coloro che si sono specializzati nel sostegno, il concorso del proprio TFA quinto ciclo sostegno. Insomma, siamo in un mondo, stiamo vivendo un periodo di grande trasformazione nella scuola e bisogna saper leggere in quale direzione stiamo andando e comprendere, insomma, come cavalcare al meglio questa onda nuova di cambiamento. Benissimo, io con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, al prossimo video lasciatemi i commenti e condividete e iscrivetevi al canale, grazie.